Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con l'inizio di una nuova collezione, ragazzi miei, i grandi classici Disney a fumetti. Come sempre vi avevo annunciato l'uscita di questo video sui miei social, vi lascio qui sotto se volete essere sempre aggiornati sia su quello che arriva sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Allora, proprio sui social, quindi insomma, cavalchiamo proprio quest'onda dei social, il buon Giancarlo mi ha fatto sapere dell'uscita di questa collezione. Io lo ringrazio tantissimo perché mi ha scritto su Facebook appunto che stava uscendo questa collezione, se la volevo fare e se insomma gli davo un mio parere sulla qualità della stessa. Quindi non sapevo che stava uscendo, sta uscendo con Repubblica, costa soltanto 1,90€ questa uscita. Ammetto che non so quanto costeranno quelle prossime, però probabilmente essendo un'opera a fumetti, quindi Disney fumetti non è proprio così scontato, questi classici Disney a fumetti, probabilmente le storie più belle le prenderò, quindi magari poi faremo dei video magari uniti, no? Nel senso farò vedere uscita 2, 3, 4 insieme, insomma senza andare a fare ogni video dedicato, perché poi fondamentalmente una volta data una sfogliata non c'è moltissimo da dire. Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascerò la playlist, insomma vi creerò una playlist dove andremo ad inserire tutte queste storie appunto a fumetti dei grandi classici Disney. Quindi spostiamoci sotto, andiamo a vedere com'è fatto, così posso dirvi se vi consiglio di acquistarla e se mi piace. Ok ragazzi, eccoci qui. Iniziamo dando uno sguardo alla copertina. I grandi classici a fumetti, ovviamente Disney, Pinocchio da Jedi Gruppo Editoriale. Allora, la rilegatura è molto buona, ragazzi, sembra quasi di quelle con il velluto dentro, no? Con la spugna dentro. In realtà è solo cartone, però vi assicuro che il tatto, la sensazione è veramente molto buona. Il disegno è leggermente in rilievo e in lucido. Vedete come Pinocchio e Geppetto brillano di luce, insomma, perché sono lisci e un pochino in rilievo. Poi andiamo a vedere dietro. Le storie che hanno fatto sognare i bambini di tutto il mondo e le loro famiglie tornano più colorate ed emozionanti che mai, grazie a questa nuovissima collana. Gli originali libri a fumetti, tutti da collezionare, aiuteranno anche i più piccoli ad approcciarsi alla lettura in modo coinvolgente, rivivendo la magia senza tempo dei grandi classici del cinema Disney. Va bene? Come detto, primo numero Pinocchio, peraltro ragazzi è una storia a cui sono molto affezionato, ne abbiamo parlato poi quando ho aperto le magiche storie sonore, che era il primo cartone animato che mi ha regalato mia mamma, e il Pinocchio è il suo preferito, e quindi appunto siamo andati a vedere insieme questo cartone, quindi ho un ricordo veramente molto importante. Allora, devo dirvi una cosa, in parte me lo avete spoilerato voi, in parte credo che ce ne saremmo accorti. Comunque, ho notato che purtroppo, però devo anche dirvi che me lo aspettavo, ci sono state un po' di censure all'interno di questo fumetto, quindi sono delle scene che non sono più presenti, ma adesso ne parliamo bene. Comunque la storia inizia con i personaggi, quindi ci fa vedere tutti i personaggi e ci fa una breve descrizione. Quindi abbiamo Pinocchio, Geppetto, Figaro e Cleo, che sono rispettivamente il gattino e il pesce rosso, il grillo parlante, la fata azzurra. Poi abbiamo il gatto e la volpe, Mangiafuoco, il cocchiere, Lucignolo. Ok, quindi diciamo che qui ci racconta le cose più importanti di questi personaggi che appunto compongono questa storia. Allora, andiamo a vedere come sono i disegni. Allora, devo essere sincero, la stampa mi sembra molto buona, la colorazione è sicuramente molto buona e è palese che i disegni sono presi proprio dal cartone animato. Insomma, si vede che il disegno è fedele a quello che era il cartone. Questa è una cosa molto positiva che francamente mi piace molto, perché comunque credo che chi è appassionato dei grandi classici, insomma, si aspettava proprio il disegno del cartone animato. Quindi su questo punto ci siamo. Come vi dicevo, mi sembra anche molto buona la stampa. Vedete, la qualità è buona, la colorazione è buona e quindi dai, sotto questo punto di vista ci siamo. Un'altra nota a favore che voglio dare a questa collana è che ovviamente il fumetto resta molto più accattivante per i più piccoli, perché giustamente andare a leggere una storia con pochissime immagini, io mi rendo conto anche io quando ero piccolo, mi annoiavo un pochino.
Ovviamente con lo stile del fumetto diventa tutto più semplice, tutto più divertente, quindi insomma questo è un ottimo modo per far iniziare i più piccoli a leggere e anche, perché no, inoltrarli nella via del fumetto, perché devo dire che io ci sono cresciuto leggendo i manga giapponesi, ma anche Topolino e Paperino non li ho mai disdegnati, per carità. Quindi devo dirvi che sotto questo punto di vista ci siamo. Come però dicevamo, alcuni di voi mi hanno detto e anche io ho notato, ci sono delle censure, quindi sono state tagliate le parti in cui Pinocchio fa delle cose ovviamente che non dovrebbe fare. Vi faccio un esempio. È stata tagliata completamente la scena in cui lui prova a fumare il sigaro. La stessa cosa la possiamo dire sul boccale di birra, va bene? Quindi diciamo che tutte quelle scene che ormai la Disney è in questo mondo di buonismo assoluto ha deciso di tagliare, va bene? Quindi capisco che per i puristi della storia e per chi insomma voleva una cosa perfetta al 100%, diciamo che questo è un difetto. Per quanto mi riguarda, ragazzi, io non la vedo una cosa così grave, nel senso, dai, tagliare un boccale di birra di certo non cambia la storia o non rovina chissà quanto, quindi francamente io resto con un'ottima opinione per quanto riguarda questa collana. Una cosa molto importante che assolutamente ci tenevo a fare è confrontare questa storia, la qualità di queste stampe, con le magiche storie sonore, che credo sia comunque un grande concorrente di questo tipo di fiabe. Io adesso ve la faccio vedere, eccola qua. Come noterete, il libricino è molto più grande, seppur più sottile. Qual è il problema di queste magiche storie sonore? Allora, i disegni e le stampe secondo me sono ottime. Anzi, per certi versi i disegni sono anche meglio, perché sono grandissimi. Guardate che roba, molto molto grandi. E quindi, sempre per il discorso che facevamo prima, per un bambino è molto attraente, insomma, questo tipo di disegno così grande. Il problema però è che la storia è tagliata veramente all'inverosimile. Non solo vengono censurate le parti e va bene, ma ci sono spesso delle parti che non vengono proprio messe in questa storia, o ad esempio vengono proprio ridotte all'osso, come ad esempio possiamo proprio farvi questo del gatto e la volpe. Se voi andate a leggere sono 4 righe che descrive il gatto e la volpe, dopodiché quando voi andate a girare pagina vi accorgerete che il gatto e la volpe hanno già finito la loro parte. Ora vi rimostrerò la storia di prima e vi farò vedere come il gatto e la volpe sono molto più importanti e c'è molto più da dire su questi due personaggi. Ora io capisco che questa è una storia che deve essere letta con la cassa, quindi per forza di cose non si può fare una storia troppo lunga, però francamente la storia viene un po' snaturata. Ora io vi dico, voglio dare una sorta di conclusione per voi che mi seguite. Se amate i personaggi in 3D, cosa di cui è munita le magiche storie sonore, ovviamente non ne parliamo proprio. Se vi è piaciuto tantissimo, come me peraltro, la storia del Magic Box che vi legge la fiaba, ragazzi, le magiche storie sonore sono sicuramente imbattibili. Se però siete dei puristi, fondamentalmente preferite la storia al personaggio 3D o all'audiolibro, sicuramente questa è una cosa molto particolare che può far per voi. Vi vado a mostrare quello che vi stavo dicendo. Per quanto riguarda il gatto e la volpe, vi mostro le due righe che, come vi ho fatto vedere, erano sulle magiche storie sonore, in confronto a, guardate, credo che siano almeno 6 tavole in cui il gatto e la volpe ovviamente si presentano e fanno riflettere su come le cattive amicizie poi possono portare nella via sbagliata. Vedete quanto c'è da dire, mentre invece lì non c'era praticamente nulla. Quindi se siete più appassionati della storia, vi interessa più la storia o semplicemente vi piacciono più i fumetti, questa collana è sicuramente quello che fa per voi. Ricordiamo anche pure una cosa che sicuramente dobbiamo dire: stiamo parlando di 1,90€ contro 11€, quindi insomma questa è sicuramente per tutte le tasche. Resta quel difetto della censura su tante scene, e quindi immagino che si ripeterà questa cosa nel corso della collana. Sicuramente questa parte un po' dispiace, però come vi dicevo, francamente ragazzi, a me non disturba neanche così tanto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come questa storia di Pinocchio. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete collezionato anche voi questa storia e se avete intenzione di continuarle. Sempre un commentino qui sotto.
Io vi do appuntamento con i prossimi numeri, che come vi dicevo probabilmente li farò, perché a me sono piaciuti molto, soltanto i grandi classici, però non andrò a prendere i film, insomma, quelli un po' secondari, perché altrimenti dovremmo fare un'altra collezione da mille numeri. E come vi dicevo probabilmente li raggrupperò, quindi magari vi farò vedere 2-3 numeri insieme. Comunque se mi seguite sui social vi farò sempre sapere quando arrivano le nuove uscite. Qui da Visio e da Pinocchio è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.